Mettere insieme amici con una o più idee comuni, partendo dalla comunità, finalizzata al bene collettivo della città di Brindisi, con un occhio di riguardo al sociale e alla situazione economica locale. È con questo intento che nasce l'associazione Brindisi 4.0. Si tratta di un'associazione culturale, ma attenta particolarmente alla cosa pubblica, però del tutto apartitica. La neonata associazione vanta ben 12 soci, tra cittadini e professionisti, dalle idee innovative e vocati alla collettività brindisina sotto la presidenza dell'avvocato Antonio Morleo Tondo. Il sodalizio si pone, tra gli altri, l'obiettivo di stimolare la cooperazione, lavorando per il bene collettivo in sinergia per una vera e propria inversione di tendenza su aspetti e tematiche punto debole di una realtà allo sbando. In occasione della conferenza stampa di presentazione ha avuto poi luogo il primo di una serie di convegni dal titolo Il mondo del lavoro e i servizi delle imprese, possibilità e sviluppi futuri, promosso in collaborazione con FMP Conapi di Brindisi, a relazionare il presidente provinciale e consigliere nazionale FMP Conapi, Cosimo Damiano Carlucci. I futuri incontri avranno l'ambizione di coinvolgere le realtà locali associazionistiche, istituzionali, politiche e cittadine per individuare insieme un percorso di crescita e collaborazione concreta per un progetto di città da individuare e successivamente concretizzare. Senza dubbio ci proponiamo come soggetto politico in senso lato. Nella nostra associazione sono presenti idee politiche della più diversa estrazione. Riteniamo che operare nella vita pubblica costituisca di per sé stesso azione politica e chiaramente cerchiamo di risvegliare, ecco, la nostra ambizione sarebbe quella di risvegliare nella comunità l'amore e la passione per la vita politica, intesa chiaramente nel senso più nobile del termine, perché forse il disinteresse dalla vita politica, il disinteresse dalle questioni di natura politica portano ad un affievolimento della vita democratica all'interno di una società. La società non vive bene.